Andiamo qui. Allora, rimettiamo l'osso. Quindi riandiamo di nuovo su Mamesh. Scheletro. Mettiamo la mano. Ah, c'è il grip point. Ok, perfetto. Ci mettiamo il grip point. Fist person. Prendi la pistola. Mano di X diventerà grip point. Ok, tutto storto. Ok, perfetto. Bellissimo grip point. Facciamo così. Ok. E dovrebbe già stare più o meno. Perché l'arma è la sua, il grip point è il suo. E no, non ci sta. Andiamo in play e vediamo cosa succede. Allora, succede che sta troppo attaccata alla telecamera, l'arma, che ora andremo a sostituire perché mi ha rotto i coglioni, io non la voglio più, io voglio la pistola. Però non ci posso mettere la pistola perché non c'ho ancora l'animazione. Ok, allora voglio un mitra. Datemi un mitra. Datemi un cazzo di mitra. Non ce la faccio più. Basta, voglio il mitra, datemi un mitra bellino, caruccio, voglio un mitra caruccio, non c'è stato un mitra caruccio, grazie al mitra, dove sta? Oh, riff, assault riff, madonna santa, siete caruccio, ma che sto fa cagare, ma dopo questo sembra in giocattolo, ma che è? No, mettiamoci quello bianco, quello bianco è questo qua, ok, ci mettiamo questo qua, anche se è nero, vestito di nero, col mitra nero, andiamo a mettere questo, mo deve caricare, che palle, un mitra, quanto c'ha di scelta? 138 shade, un mitra del cazzo, Allora, pasta con la Nutella, ok. Allora, io direi di fare questo lavoro qua. Mesh leggermente avanti, e quindi leggermente giù. Camera indietro di 2 e su di 1. Ok, fa niente che andiamo in presenza, si vede benissimo. Ok, però intanto eccolo qua, l'ha caricato, già in altro mondo, anche se sta a mano sembra un po' mongola. Però vedete, già cambiato aspetto, pure l'ombra per terra, non si vede più quello schifo delle braccia, già è tutta un'altra cosa, no? Ora dobbiamo aggiustare questo sistema. Allora, prima cosa, a me queste braccia così non mi piacciono, non ci posso fare niente. Io devo trovare la soluzione a ste braccia, no, via l'animazione, via dove sta animazione a braccia, non ce la faccio proprio, via sta animazione del cazzo, ah, mi devi spiegare prima cosa perché sta così, me lo devi spiegare, per quale cazzo di motivo sta così. Allora,
Ferma sta animazione. Tu mi devi spiegare perché sto sofà così. Allora. Ok. Allora. Chi c'è qua? Ah. Iniziamo a sistemare le ossa come devono stare. No, non andiamo d'accordo, eh? Ok. E ne un. C'è da sta l'osso. Allora, questo è quello là. Questo è questo qua. Ok. Ok. Ok, ci siamo. Non ci siamo con... No, aspetta, eh. Non ci siamo con la posizione. Ragazzi, se non sapete cosa sto facendo, evitate. Perché fate solo danni, eh. Lo dico da adesso. Nemmeno danni piccoli, ok? Allora, questo qua non lo devo muovere. Io dovrei muovere questo qua. Ma quale cavolo è? Questo mi muove l'osso, questo qua. L'osso questo qua sta a posto. Perché sto braccio fa così? Senza s'arrogna. E questo vorrei capire. Per quale motivo s'arrogna? Sta plastica da che comandata? Non da un cazzo. Sembrerebbe sì, ma un cazzo come va. Ok, vabbè. Comunque l'animazione dello sparo dovrebbe essere questa. Cioè l'animazione dello scheletro dovrebbe essere questa. Ora io cosa farò? Riregistrerò questa animazione praticamente. Per questo vi dicevo, non giocate con sta roba. Che non è facile fare questo, eh. Idle Idol rifle. Metti uno. Ok. No, cosa ho fatto? Porco dinci. Andiamo, fammi fare quello che devo fare. Allora. Idle rifle 1 doppio dati. Ok, vado in play, lui mi registra, stoppo. Ok, dopo la devo andare a ritagliare, però prima di ritagliarla io logicamente mi devo fare tutta l'animazione, mi devo fare questo è l'idle, il walk qual è? Il walk è questo qua. Ok. E ci siamo il walk. Che è la stessa cosa. Walk rifle 1. Che è nella stessa posizione praticamente. Ok. Ok, stufo. Ok, a questo punto io mi rifarei pure il fire, visto che mi trovo. Rifle reload. No. Reload rifle. Ok, eccolo qua. Mi faccio pure il reload. Visto come ci trovo. Reload.
rifle 1. Ok. Allora, in play. Si scombina il braccio per fare reload. Che fa sta cosa così? Madonna. Madò come buggato su Real, mamma mia. Ok, vabbò, va niente. Andiamo avanti. Il file, dov'è il file? Prune idol. Prune, che cazzo è prune? Questo è il cuccio. Lo sparo dove sto? Allora è lo shot. Quindi ho il shotting. Questo è del fucile però. No, questo è da fucile. Però ci sono due di whips. Ok, fai il riff, troppo. Ok. Registro. Fai rifle 1. Ma in play. Stoppa. E poi mettiamo un shotgun. Shotgun 1. Perché quando io andrò a salvare, purtroppo le animazioni queste qua cambieranno, ok? Quindi io mi devo fare tutto insieme, quindi adesso mi faccio pure il reload. Se c'è, c'è Joggly Jump, no? Reload shotgun, eccolo qua. E questo qua. Non so dove è andato, il braccio. Aspetta, gancia. Perché è andato laggiù? Di shotgun, ecco qua, sempre con la mano storta. Mannaggia quel porcello. Reload shotgun 1. Cioè, la mano è proprio storta, non so per niente, non so per... Non si può vedere, eh? No, shotgun così non si può vedere. Onestamente, per me. Dove cavolo sta sto osso? Rialza sto osso. Cioè, non si può aprire, eh. Reload 1 shotgun. Ok. Mentre è... poi c'è un'altra cosa, Vediamo se posso aggiustare pure quello del riff. Ma non credo che abbia questa facoltà io.
meglio di niente. Ok. Ci proviamo. Quindi reload 1 rifle. Non cambia niente. Non cambia un'esimia mazza. Vedo quel braccio come cavolo sta. Ma come si fa? Come si fa? Sì. E stavo aggiustando le animazioni. Allora adesso devo prendere quella manica. Quindi come si chiamavano? Come le fatte? Wallcliff. Mettiamo questo. Facciamo quest'altro, alla seconda, così va più veloce. Ci dovrebbe essere pure l'idol riff. Dove sta l'idol riff? Idol riff, ma guarda, no? Vabbè, comunque tanto lo devo sistemare ancora. Ok, tutto questo. Apri sta idol riff. Ok, allora come si muove? Togliamo i primi frame che sono vuoti. Ok, ricordiamoci l'ultimo frame come stava messa l'arma più o meno. Ok, questo qua più o meno. Direi che così dovrebbe andare. Vediamo se va in loop bene o se dà problemi. Mi risulta scattoso. Faccio un piccolo scatto che va in avanti e poi indietro. Non riesco proprio a vedere se... Ok, allora qua va indietro. Proviamo a togliere un freno. Vediamo che succede. Sembrerebbe... Ok, perfetto. Okay, salviamo l'animazione. Salviamo l'animazione dell'Aido. Ok, a posto. L'animazione dell'Aido sta a posto. Ok, poi andiamo in quella del Wolf. Ok, che anche quella del Wolf è la stessa cosa. Ok, c'è un inizio. Allora, ricordiamo la posizione più o meno. Intanto togliamo quello che non si muove, ok? Poi andiamo in play e vediamo cosa c'è che non va. Con uno scattino
in avanti, quindi credo che debba finire così. Vediamo, si è bloccato lui, eh? E che bellezza, bello quando si blocca lui, no. Allora no, non era così, ok, non è meglio che CTR 0. Allora io mo cosa faccio, perché sono, allora il gomito deve stare in quella posizione, ok, quindi se il gomito sta in questa posizione qua, l'animazione cosa fa? Si rallenta un secondo, come se si bloccasse un attimo. Puoi ritornare allo Z, metto i frame che c'erano, sta qua, va giù, poi risale, poi riva giù, poi risale e poi riva giù, ok, quindi va giù, risale, va giù, risale, credo che debba essere lei adottata, vediamo un attimo, direi che è perfetto, quindi tanto è un run, un walk, ok, un walk che poi diventa run, ok, perfetto. Quindi diciamo che le animazioni, queste tre qua, sono state fatte, quindi ora se io vado in play c'ho l'idle che è perfetta, il walk run, in realtà questo è, ok, ok, praticamente non mi spara ancora, devo mettere, allora io direi però che la telecamera ovviamente sta messa in un modo che io ovviamente ho l'arma piazzata dritto la telecamera, questo non succede mai, però questo qua non succede mai, nel senso che l'arma di solito è sempre un po' a destra, quindi prendiamo la mesh, la spostiamo di due tacche e di due tacche, ok, prendiamo la camera, la spostiamo di due tacche, ok, però la mesh così non può stare, no, le braccia così non ci possono stare, allora le braccia in queste posizioni qua non ci possono proprio stare, allora le braccia se proprio le dobbiamo mettere devono stare in queste posizioni, ok, anzi io direi che hanno bisogno di una piccola rotazione le braccia, ecco la rotazione giusta, ok, la mia unica paura è che esce sta spalla del cazzo dentro la telecamera, cosa che molto probabile che succederà, che purtroppo ho visto che questa cazzo di camera si comporta così, TRZ FPS camera,
Ma perché fai come cazzo ti pare a te quello che dico io? Allora, io ti ho preso questo, sto buttando su, perché cazzo vai da altre parti? Ok, FPS. Salva sta merda. Ok, già l'arma così, già più mi... già più mi garba. Ok, non mi garba tanto il corpo, lo devo abbassare la tomba. Però già l'arma così, già più... è molto visivamente molto più bella così, eh? Visivamente è già una cosa. Ok, al limite cerchiamo di fare la mesh un po' più avanti, ma ho paura di quella spalla, che se mesce la spalla nella telecamera su cavoli. Ok, metti in play. Ecco qua, ah, mo, ora sì, ora è bello, ah. Ora è tutta un'altra cosa, Se gioco col joystick, non so se stanno già messi i tasti, sì. Se vado lento col joystick, guardate qua come cammina bene, lento lento. Mamma mia, è uno spettacolo, guarda là, va. Come fai? Come fai a non dire che è bello così? L'unica cosa che devo vedere un po' come fare per non farlo abbassare più di tanto con le braccia. Spettacolare così. Oh, non vedo l'ora di fare la scenografia, guardate. spettacolo, mi piace. Bello proprio, bello, 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 mi piace così. Ok, allora, le braccia io non le muoverò più. allora, per questa puntata è tutto. Lo so che mi sono dilungato un po' di più, perché ho fatto questo fatto delle animazioni, che comunque sia, non erano in programma, diciamo così. Dovrò aggiustare quello dello sparo e roba ancora, che ancora devo inserire, però vi ho fatto vedere. Allora, l'ombra, ok, come fare in modo che questo problema delle mesh separate dal corpo diventi poi un problema risolvibile, ok. Quindi ho fatto quel servizio dell'ombra, che quel servizio dell'ombra, però tenete presente che se usate una luce che non sia una luce solare, dovete impostare in quella luce l'ombra sfocata, perché altrimenti vi farà un'ombra netta, e quando passerete davanti a quella luce, quell'ombra netta vi farà questo effetto che si vedranno le braccia sdoppiate. Ok, quindi abbiamo visto l'ombra, abbiamo visto come modificare un'animazione che già è presente nel gioco, ok, che però magari a voi non va bene, oppure potete fare una piccola modifica di movimento. Ok, quindi cosa fate? Prendete l'animazione, ok, prendiamo l'animazione, muoviamo gli ossi delle braccia del personaggio, del corpo, quello che vogliamo cambiare, facciamo il tasto rec, scegliamo dove salvare l'animazione, la salviamo, ok. Qua, momento che noi premiamo salva, lui inizia a registrare, quindi dobbiamo premere rec, cioè play, premiamo play. Quando abbiamo scelto di fermarci, ok, premiamo stop. Dopodiché andiamo sull'animazione, scegliamo i frame da cancellare, col tasto destro, premiamo il tasto destro, e ci appariranno i frame da 0 a tot, e da tot alla fine dell'animazione, ok, e noi sceglieremo quale cancellare. Se vi sbagliate a cancellare i frame, basta premere CTRZ e tornate indietro, questo sempre prima di salvare, però, perché se salvate dopo non credo che vi faccia tornare indietro. Quindi per queste due puntate, perché la dividerò in due, è tutto, ci sentiamo alla prossima.